torneo di bridge nel carcere di Bollate, le storie dei detenuti che incontrano altri appassionati per una sfida a carte sul tavolo da gioco. Una sfida a carte e storie da raccontare intorno ai tavoli da gioco, detenuti e altri appassionati per un torneo di bridge nel carcere di Bollate. Elisabetta Santon. Quanto tempo ha per giocare qui dentro? Io spero poco, perché se tutto va bene dovrei uscire prima di Pasqua. No, ma andrò avanti perché mi piace. Non qua dentro però. No. Per dirne una, in Cina fa curriculum. Il bridge, gioco della mente, per logica, memoria, strategia. È da un paio d'anni che si gioca nel carcere di Bollate. E con il torneo ci si confronta con giocatori esterni. Il bridge non è un gioco di carte, è un gioco con le carte, che è una cosa un pochettino diversa. Donna di tiffi, scusi. No, ha fatto donna fan. Io attacca di donna, non di parte. Sì, mi piace giocare a carte. Questo mi ha appassionato, sì, è un po' più. C'è questo aspetto. Devi ragionare un po' di più. È un antidoto contro il gioco d'azzardo. Tutti i bridgisti quando approdano al bridge non conoscono altri porti, solo quello. Si potrebbe quasi dire che è una filosofia. Sì. Senta, io non so, lei dentro o fuori? Io sono dentro, ma ancora per una decina d'anni. E poi il bridge è un gioco di socialità, capisce? Che livello di scolarità? Perché mi sembra alta. Io sono laureato, sì. In? Ero un primario, ma sì, forse meglio. Warren Buffett, economista e geniale uomo d'affari, dice: il bridge è un gioco talmente meraviglioso che non mi importerebbe affatto essere messo in galera se avessi come compagni di cella tre buoni bridgisti disposti a giocare per 24 ore al giorno.